Allora, quando vediamo un venerdì artistico, ovviamente ci spostiamo, avete visto già un'immagine, dove gli artisti avranno una nuova casa. Perché? Perché stiamo parlando di un'inaugurazione che sarà a breve, anzi, vi dico già, ci saremo anche noi in diretta. E se avete visto adesso il titolo, in sovraimpressione, Queen Art Studio. Sotto questo nome, dice, cosa troveremo? Questo ovviamente io l'ho saputo un po' così, però c'è qualcuno che ce lo spiega benissimo. Benvenuta Maria Grazia Todaro, Presidente. Parliamo subito di una nuova galleria. A Padova serve, no? Un nuovo posto per incontrare gli artisti, le loro opere, ma soprattutto anche per incontrarli veramente, perché insomma il gusto della gente è avvicinare l'artista, no? Non deve essere come capita spesso gli artisti che sai che esistono ma non riesci a incontrarli. Credo che sia questa la ragione, no? Di questo nuovo Queen Art Studio. Sì, nuovo perché stiamo cambiando sede. Prima eravamo a Palazzo Papa Fava di Carraresi, ma è un bellissimo posto, ma senza vetrine. Adesso ci stiamo spostando in un posto vetrinatissimo, in un luogo centrale a Padova, dove qui in Art Studio porterà artisti di vecchia e di nuova generazione, insomma. Quando parlo di vecchia generazione intendo artisti comunque della nostra età, ma artisti affermati e conosciuti sul panorama internazionale e nuovi artisti che si stanno facendo conoscere, insomma, e comunque bravi del panorama sia italiano che mondiale. Intanto congratulazioni per la scelta perché per dare visibilità ci vogliono le vetrine, c'è poco da dire, no? E quando uno girerà per il centro avrà queste vetrine che sicuramente invitano ad entrare a vedere perché le cose seminascoste purtroppo restano un po' come gli artisti, no? Se ne vedono le opere ma non si riescono a incontrare di persona. E ecco, una domanda subito facile facile, ma l'artista, tu che lo conosci, come sono in realtà? Perché per noi, noi vediamo le opere. Ma la persona artista è difficile, si riesce a chiacchierare, sono come pensa la gente, sono nel loro mondo o magari sono persone normalissime come noi che fanno volentieri due chiacchiere. Il mondo dell'artista è un mondo a sé. Sicuramente l'artista è una figura molto più sensibile, molto più attenta ai particolari, ma sono comunque caratteristiche che possiamo incontrare chi in chiunque. E comunque ci sarà l'occasione di poterli conoscere da vicino, poi il giorno dell'inaugurazione, insomma, stiamo parlando di questo anche prossimo evento che servirà a far conoscere sia gli artisti che il nuovo spazio di Queen Art Studio. Parliamo di questo evento, l'evento che va a pari passo anche con l'inaugurazione della galleria, fra l'altro, no? Esattamente. Quindi una bellissima cosa combinata. Allora, cos'è questo premio Kandinsky? Allora, il premio Kandinsky è un premio che abbina la musica al colore. Kandinsky aveva elaborato la sua teoria dove abbinava la forma al colore e abbinava anche i suoni ai colori. Ed è anche per questo che abbiamo scelto una figura del mondo della musica come testimonial di questo evento. Non solo perché appartiene al mondo della musica, stiamo parlando di Red Canzian, che ha fatto parte dei Pooh fino a 2 anni fa, ed è un musicista, insomma, un musicista a tutto tondo, è anche un produttore, no, non suona solo il basso, ma suona anche il violino, suona tanti strumenti, ma Red Canzian è anche un pittore, è anche uno scrittore, per cui la figura di Red Canzian è stata voluta proprio per abbinare tutti questi elementi che ritroviamo nella teoria di Kandinsky, musica e colore. Quindi, per esempio, la teoria di Kandinsky era quella che è un pittore conosciutissimo, insomma, è nato, aveva abbinato, per esempio, delle forme a dei colori. Il rosso ha delle forme triangolari, c'erano, secondo lui, delle forme capaci di potenziare i colori.
Noi stiamo vedendo anche delle immagini. Esatto, il triangolo veniva abbinato ai colori squillanti, il rosso è un colore squillante per cui una forma acuta, i colori più profondi come il blu alle forme tondeggianti, oppure i colori caldi come il giallo, l'arancione alle forme più squadrate, quindi lui aveva abbinato i colori alle forme geometriche e poi aveva abbinato anche ogni colore ad un suono. Per esempio il verde al violino, il blu all'organo, aveva abbinato questi colori, per cui sì, ci è piaciuto abbinare appunto in questo caso l'arte alla musica, che sono tutte e due delle discipline artistiche. In questo caso si Beh, incontrano. se ci pensiamo, comunque, effettivamente anche Ipu, magari non rispettando quelli che possono essere stati i colori e gli abbinamenti di Kandinsky, però hanno sempre avuto una grandissima scenografia. Hanno usato molto i colori, le luci nei loro spettacoli, non era semplicemente suono. C'era anche molto da vedere nei loro spettacoli. Sì, Quindi, sì, anche sotto questo profilo, credo che la scelta di Red, no, vada benissimo, perché sì, 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 s
spettacolo più da musicista che Ma no? è chiaro che la scelta di un VIP della televisione è anche diciamo, voluta per attirare maggiormente l'attenzione nei riguardi di questo evento, per dare maggiore visibilità, perché quando si inserisce un VIP, diciamolo tra virgolette, insomma, perché in ogni caso fa parte, Rede Ganziana ha fatto parte di una band che ha fatto la storia della musica italiana, quindi quando si inserisce un personaggio di questo rilievo, si inserisce anche un po' per piacere nostro personale di conoscere un personaggio del tipo, ma anche per dare maggiore rilievo poi all'evento stesso. Tu pensa che è un piacere e la scelta, veramente faccio le congratulazioni anche per quello, perché è una persona che regge anche bene comunque, no? Sa chiacchierare, sa parlare con la Sì, gente, sa, ho avuto insomma. modo di conoscerlo, aspetto a Jesolo, in Gli occasione ultimi proprio concerti? dello scioglimento, quando Jesolo gli ha dedicato una via, e hanno inaugurato una via dedicata a loro, insomma, in occasione di una mostra di un artista, tra l'altro, che sarà presente durante questa esposizione, che si chiama Gabriele Salvatore, che ha dedicato un'intera mostra ai Pooh, ai 50 anni dei Sai Pooh, che insieme. non abbiamo ancora detto quando è il giorno, a che ora e dove siamo? Allora, come si può vedere in Sì, lo locandina, vediamo. Sì, che siamo in Riviera Tito Livio 75, questo lo sì, vediamo Riviera dalla Tito locandina. Che Livio, inaugurazione è il 28? attenzione, è angolo via Gualtiere, perché sì, è Riviera Tito Livio, ma è la strada che va da Riviera Tito Livio in via Roma, per cui e fa questo angolo in via Gualtiere 75. Perfetto. Comunque si vedrà, insomma, Si anche vedrà, si vedrà. perché proprio per via della visibilità metteremo anche un bel grande monitor in vetrina dove le opere, la galleria è su due piani, le opere che non si riescono a vedere sul piano, sul primo piano, insomma, si potranno vedere in vetrina attraverso il Siamo alle monitor. 17. No, grazie a voi che venite, insomma, a riprendere, a dare risalto, a maggiore risalto a Ecco, questo evento. ovviamente un www. Abbiamo un www.queenartstudio.it e un'email che comunque si può leggere in locandina. C'è un numero di telefono, potete usare WhatsApp, potete, pagina Facebook Queen Art Oh, Studio Gallery, dedicata, un perfetto. gruppo Queen Art Studio Gallery, insomma, siamo molto presenti sui social, Allora, per cui diciamo che se insomma, vi perdete assolutamente. vuol dire che non l'avete cercato bene o che volete perdervi. Sì. Eccolo qua, così abbiamo l'immagine perfetta. Sì. E ecco, un'ultima curiosità, artisti, come siamo messi nel Padovano, come siamo messi nel Veneto, come siamo messi in Italia? Allora, Esageriamo. artisti veneti ce ne sono e ce ne sono di importanti e conosciuti nel mondo. E in effetti alcuni di questi saranno anche presenti poi durante questo evento. Parliamo di
Pellanda, Luigi Pellanda, parliamo di Paola Rabarama, parliamo di Saturno Buttò, quindi alcune opere di questi artisti saranno all'interno della galleria come special guest, cioè come ospiti speciali dell'evento. E poi avremo anche altri due artisti molto conosciuti, emiliani, che sono Paolo Filippi e Gioacchino Passini, che è Filippi, uno scultore dell'acciaio che ha creato una bellissima scultura dedicata a Michael Jackson. E Bellissimo. altre, e tutte le opere comunque presenti in qualche maniera avranno un legame con il tema, quindi o con Kandinsky o con la musica. Quindi ci saranno per esempio alcune sculture che sono musicali. Eccolo qua, Sì, vediamo. esatto. E durante l'inaugurazione, proprio per unire sempre l'arte e la musica, avremo Giulia Odorizzi con un accompagnatore alla tastiera, Giulia Odorizzi al violino con un accompagnatore alla tastiera per alcuni momenti musicali e durante, poi dopo l'inaugurazione, chi ha piacere può venire, può raggiungerci alla cena a Montegrotto, all'Hotel Mioni, poi per i dettagli chi vuole unirsi alla cena può Ci sono contattarci ai... tutte le possibilità di contatto. Esatto, quindi senza nessun problema, siamo già in tanti, però insomma, Vabbè, insomma, vediamo se c'è ancora. qualche Cioè, posticino magari si trova ancora. esatto, accanto a questi artisti abbiamo molti, molti artisti emergenti, Eccolo qua. molto, molto bravi. E quindi affiancare l'artista conosciuto come Pellanda, come Rabarama, all'artista emergente può essere per l'artista emergente una maggiore occasione di visibilità. È chiaro che anche gli artisti più conosciuti, gli artisti più importanti hanno dovuto fare un percorso iniziale di conoscenza, di visibilità, di contatti, eccetera. Per cui una galleria, un posto come il nostro, un centro espositivo internazionale di tutte le arti come il nostro, che accoglie anche artisti dall'estero, soprattutto artisti sì, europei, ma abbiamo artisti di Seoul, abbiamo artisti di Beirut, abbiamo artisti americani, australiani, insomma sì, di tutto il mondo. Quindi ci saranno opere di artisti internazionali che hanno voglia di farsi conoscere in È Italia, vicino, sì, beh, caspita, allora. bravi artisti emergenti a Caspita. livello internazionale, però che ancora magari hanno bisogno di essere conosciuti, di essere scoperti e rappresentati da una galleria che cominci a vendere, anche se in Italia purtroppo un po' il mercato Allora, dell'arte. comunque, io credo che Sì. intanto, cioè, il vecchio detto, no? Chi non mostra Sì. non vende, ma in effetti Esattamente. avere questa bella opportunità intanto di essere in vetrina, di Sì. avere l'abbinamento fra artisti già conclamati Sì. a emergenti, Sì. anche stranieri, direi che è la ricetta ideale, no? E al resto ci penserà la curiosità della gente. Ma durante la cena ci sarà un altro musicista, tra l'altro un artista che espone la sua opera materica in galleria, quindi la si può vedere appesa al muro, ma è anche un musicista. Questa volta molti artisti che sono pittori, scultori, grafici o che creano delle installazioni sono anche dei musicisti. Anche la stessa violinista all'inaugurazione è una pittrice, il chitarrista che farà la sua performance durante la cena, poi successiva, eccetera, è un artista che fa dei concerti insieme ad un quartetto d'archi, lui suona la chitarra, Marco De Biasi, e la sua performance sarà, mentre suona la chitarra, si creeranno dei colori, vabbè, Tutto da chi scoprire, c'è? tutto da scoprire. Chi ci sarà Scoprirà chi ci sarà, godrà anche di questo. scoprirà, sì, Allora, grazie a Maria Grazia Todaro. assolutamente. Voi Grazie a adesso voi. sapete tutto, ci sono tutte le indicazioni. Riguardatevi su YouTube questa puntata, così eventualmente vi è sfuggito qualcosa, lo ritrovate. Grazie a tutti, l'appuntamento per quello che riguarda Casa Caffè è a venerdì prossimo. Grazie.
di arte e di cultura e ci sostiene. So che l'assessore subito dopo ha un evento, per la sua ragione deve scappare, per cui io farei fare un saluto dall'assessore e dopodiché chiaramente annuncerò l'ingresso di Rede Canzian, che è qui, l'avete già intravisto. Assessore, le lascio il microfono e le faccio vedere. Grazie Maria Grazia, beh, innanzitutto buongiorno a tutti, porto il saluto del sindaco Giordani e dell'amministrazione padovana. Della È un momento particolarmente felice per la nostra città. Venerdì scorso ho inaugurato una grande mostra di Ligabue al Museo degli Eremitani, questa mattina e fra poco mi accingo a tornare a Palazzo Zabarella per inaugurare la grande mostra di Gauguin e gli impressionisti. È una città che io da tempo sono convinto, mi sto battendo perché riconquisti nello spazio internazionale il suo ruolo che le compete di grande città d'arte. Stiamo lavorando, diciamo, uno stretto nesso con la giornata di oggi, perché la nostra città a livello internazionale venga riconosciuta ancora una volta come patrimonio dell'umanità, come grande sito UNESCO. E qual è il tema forte? Ha a che vedere con oggi, Maria Grazia, perché è la Urbs Vitae, la città dell'affresco, la città del dipinto. Come dire, è una città che nelle sue radici più profonde è legata alla rappresentazione, all'iconografia murale. Bene, è evidente che questo ne fa la nostra trama identitaria. Io credo però che l'iniziativa di oggi di Maria Grazia vada ad arricchire la nostra offerta culturale. Perché? Perché popola la nostra città di artisti. Una città è bella, ma non se guarda solo al passato. È bello come l'Angelus Novus, no? Ma se guarda al futuro. Quindi lo sguardo deve essere rivolto al futuro. Ecco allora che lavorare sugli artisti emergenti, i giovani artisti, istituire un premio internazionale come Maria Grazia ha fatto, appunto il premio Kandinsky, è un modo per far sì che Padova sappia coniugare la sua identità antica, il XIV secolo, che la vide grande capitale artistica, con i linguaggi del contemporaneo e del presente. Quindi questo bellissimo spazio, e mi congratulo perché è uno spazio che tu hai rigenerato, l'hai restituito alla città, Assolutamente sì. un luogo che si rigenera, io ti ringrazio a Un luogo che nome comunque appartiene alla sovrintendenza, di... tutto questo stabile, vogliamo Ti dire ringrazio per il così. lavoro che hai fatto perché aumenti la qualità dell'offerta culturale complessiva di una città che ha grandi ambizioni e il lavoro che voi fate va, a mio avviso, nella giusta direzione. Un grazie agli artisti, un grazie a tutti i partner e gli sponsor perché la cultura si fa con il pubblico, si fa con i privati e quando c'è questa bellissima osmosi i risultati si vedono e sono significativi ed emblematici. Bravissima, complimenti, grazie Vorrei 5 minuti ancora della tua presenza per introdurre, poi ti lascio andare, per introdurre l'ospite atteso di questa manifestazione, chiaramente una star della musica italiana, un personaggio che ha fatto la storia della musica italiana insieme alla sua band. Red Canzian, un applauso. Buonasera a tutti. Volevo salutare. Assessore, buonasera. Buonasera, buonasera Red, grazie di aver accettato il mio invito, il nostro invito, e grazie di partecipare ad una manifestazione dove appunto abbiamo coniugato musica e colore. Tu mi hai conquistato col nome di questa mostra perché è dedicata al famoso Vasilij Vanisevič Kandinsky. Mi piaceva perché oltre ad essere il padre dell'astrattismo, lui era un violoncellista e anche un pianista. Quando si trasferì dall'Izia a Odessa cominciò a studiare il violoncello ed era diventato molto bravo, un grande concertista. Ecco perché le sue opere le chiamava come se fossero delle opere, delle composizioni musicali. E se le guardiamo, composizione 7, il suo quadro più famoso, assomiglia a una partitura perché ci puoi leggere dentro il piano, il forte, l'andante, il diminuendo e quindi è un pittore che assomiglia molto alla musica. Allora, leggendo questa cosa, Kandinsky, ho detto, che bello andare a rappresentare. Qui, come hai detto tu, ci sono tantissimi, tantissimi stili, ci sono tutti gli stili del mondo. Ci
sono delle cose anche molto interessanti, anche delle sculture sopra, ho visto molto, molto interessanti, e quindi siamo qui per premiare queste. Assolutamente sì. Ti volevo introdurre e lasciare andare chiaramente l'assessore che... Ci vediamo al prossimo anno subito dopo. Lui ha presentato il libro. Noi abbiamo voluto Red perché Red, oltre ad essere un cantante, è anche un pittore, è anche uno scrittore. Diciamo che la pittura è la mia prima passione. Io prima della musica mi ero avvicinato proprio alle matite, ai pennelli, ai colori, perché mi affascinava questa maniera di comunicare attraverso la forma, il segno e il disegno. E poi è arrivata la musica che mi ha un po' allontanato dalla pittura, però poi la pittura è ritornata forte per me, con quella forma di pudore che chi dipinge per se stesso ha, nel senso che io non riesco ancora a fare una mostra, ma non perché non ho i quadri, perché ho una forma di pudore, perché è talmente intimo quello che io faccio nei miei quadri, è talmente un raccontare delle cose molto personali, che è ancora più personale che scrivere una musica, e allora per il momento i miei quadri rimangono miei. E in effetti io avevo chiesto a Red, portami un tuo quadro, ma... Mi sarei sentito... All'inizio sembrava quasi... Mi sarei sentito spogliato, no. Spogliato in una situazione che non era ancora la mia. No. Arriverà il momento, arriverà. Red, io ti ringrazio di essere testimone di questa mostra sopra. Hai visto, abbiamo una sezione dedicata agli artisti che sono... artisti di fama internazionale e quindi conosciuti in tutto il mondo, adesso quelli anche per gli artisti emergenti, artisti che comunque hanno seguito qui in Art Studio anche in fiere internazionali, hanno esposto in fiere internazionali, e siamo stati a Louvre a Parigi, siamo stati a Cannes, siamo stati a Seoul addirittura, a Londra, cioè abbiamo girato il mondo, quindi sono artisti che stanno, si vogliono far conoscere, e tale che... In tutti i mestieri artistici si parte con entusiasmo, ed è bello che sia così, ed è giusto che sia così, perché noi dobbiamo credere profondamente alla bellezza del nostro sogno. Se poi il nostro sogno non piace a nessuno, rimarrà il nostro sogno e basta, ma è giusto crederci. Ovvio che poi, come nella musica o in qualsiasi forma d'arte, molti si perderanno per strada, per molti non ci sarà mai un traguardo da raggiungere, ma è sicuramente meglio passare la vita inseguendo il proprio sogno e riempiendo le ore invece che andare al bar a giocare a carte o ubriacarsi con un pennello in mano a dipingere e disegnare, perché sicuramente una persona che si dedica alla pittura, alla poesia, alla musica, qualsiasi forma d'arte, è sicuramente una persona più buona, per bene, perché... Io sono convinta di questo. I nervi vengono scoperti da queste forme d'arte, sì. Per cui non importa, non tutti possono diventare primi in classifica nella loro vita, però anche se non entri nei primi 100, hai fatto qualcosa che ti assomigliava, qualcosa che tu volevi fare, e credo che questo sia una cosa bella. Io, se un figlio si dedica a una passione, che può essere la musica, la pittura o la scrittura, col cuore, è sicuramente una cosa che mi dà gioia. Poi, se fa successo, ancora meglio, ma non è la cosa più importante. La cosa importante è farlo, sentirlo, viverlo. Io ho visto su una scultura di un ragazzo che ho conosciuto che fa questi strumenti musicali, Gerardo. Bellissimo. Eccolo qua, a lui. Ed è bello, è bello perché c'è un'interpretazione di quello che è il mio lavoro fatta da lui, vista coi suoi occhi. L'altro signore a fianco a lui ha fatto una cosa che trovo geniale, cioè ha fatto una scomposizione delle copertine dei dischi. Ma non hai avuto il tempo di vedere tutto. Ma io mi sono fatto raccontare da loro anche musicale. Ci sono delle cose che poi andando a guardarle magari un po' più da vicino, scoprendo il significato. Esatto, perché vedi, io ho avuto la fortuna di parlare con loro due, e loro due mi hanno fatto entrare in un mondo, in un ragionamento per come sono arrivati a queste cose, e questo mi ha affascinato. Questo è il vero senso dell'arte, non
a far successo e vendere. È la prima volta che io faccio una mostra unendo musica e arte, e quindi ho scoperto che molti artisti, poi in realtà pittori, sono anche musicisti. È vero. Per è cui mi sono ritrovata ad avere la violinista che fino ad ora ha suonato sopra, che è una pittrice, e Marco che farà la sua performance dopo, Marco De Biasi che farà la sua performance dopo alla cena di gala, che è un musicista, Giulia Dorizzi è una pittrice, diciamo, e molti altri artisti, adesso man mano che magari li chiamiamo dopo mi vengono in mente, hanno questa cioè abbracciano molte forme d'arte. Ma è abbastanza comprensibile. È abbastanza comprensibile. E tu, in persone, poi il personaggio che è un musicista di successo, ma è anche poi in sordino. Ma sono due cose molto simili. Sono due cose molto simili. Sì. Perché è comunque una maniera di comunicare. Che tu comunichi con un pennello in mano, o che comunichi con un microfono in mano, o suonando uno strumento, o scrivendo una poesia o un testo, è comunque un gesto che parte dal tuo cuore, dalla tua mente, attraverso un braccio arriva a diventare materia. Certo. E quindi cambia poco, cambia poco. Allora, adesso i tuoi progetti musicali invece quali sono? Sto scrivendo. Sempre un modo per... Sto scrivendo, sì, delle nuove canzoni. Ah. Sto preparando dei concerti per Natale. Quest'estate ho fatto due cose bellissime. Ho fatto, a proposito di testimone della tua mostra, ho fatto Padova, sì, siamo partiti proprio da Padova con la tournée Testimone del Tempo, dove raccontavo la storia, sì, la grande storia del rock dagli anni 50 ai giorni nostri, passando attraverso tutte le influenze musicali. Devo dire che il video di tutte le opere ha come base la tua canzone, dopo poi mi chiedi i diritti musicali. E si chiamava Testimone del Tempo questo spettacolo. Poi, per divertirmi e per fare qualcosa sempre di nuovo, ho girato anche con un'orchestra sinfonica, quindi eravamo in 35 sul palco, e devo dire che in quel caso mi sono divertito a fare il crooner, il cantante, mi sono comprato anche la giacca da cantante proprio, e cantavo soltanto, facevo solo tre canzoni col basso, e tutte le altre mi divertivo a cantare. Ho cantato perfino My Way di Frank Sinatra. Sul palco avevo, ho la fortuna di avere dei figli che, oltre a occuparsi di arte, anche loro sono degli ottimi musicisti, per cui c'era Phil alla batteria, al pianoforte, che dirigeva tutta la banda, e Chiara, mia figlia, che invece cantava, mi faceva i cori, suonava le percussioni, l'armonica e quant'altro. Andare in giro con i figli che condividono con te la stessa passione è una delle cose più belle che uno possa avere. Ah, dei figli, io, che hanno a che fare con l'arte, con la musica. E sei fortunata. Artisti, per esempio Luigi Bellanda, una figlia che canta, suona la chitarra, che è l'artista delle opere, delle artiste che sono sopra. Molto bello. Quindi abbiamo veramente, poi scopro in un evento come questo, che molti artisti veramente, o direttamente o tramite i propri figli, eccetera, hanno a che fare con la musica, con la poesia, con la scrittura, eccetera. Beh, chiaramente la musica è anche poesia, insomma, in qualche maniera. Ma guarda chi sta arrivando. Per un saluto, Elisabetta, onorevole. No! Ti dico solo il nome, Elisabetta Gardini, va bene? In veste di amica di Finanza Studio. Gardini, grazie di aver accettato il mio invito. Tant'è che non ci vediamo. Troppo. Che bello. Che bello, vieni. Ecco. Allora, Elisabetta, grazie di essere venuta. Elisabetta l'ho conosciuta, vi racconto brevemente, l'ho conosciuta attraverso la compagnia teatrale, la nuova compagnia della Luna di mio marito, dove Elisabetta Gardini si è prestata a volte a recitare e a volte nel pubblico ridendo e piangendo, nello stesso tempo, perché le commedie sono molto divertenti. Grazie, sono Elisabetta. Fantastiche. No, fantastiche le commedie della Compagnia della Luna, le fantastiche di Cesare Martella, le interpretazioni di Cesare Martella, suo marito. Sì, l'ho conosciuto. Sì, lo dico, magari in televisione non tutti lo conoscono. Certo, assolutamente no, ma in questa televisione lo conoscono bene perché hanno mandato in diretta. Ma un saluto, io ringrazio per questa bellissima serata, questo bel evento qui a Padova. Io credo Padova è una città d'arte, è una città
tutti amiamo, e arricchirla con eventi artistici è sempre una cosa che fa bene al cuore, ne abbiamo tanto bisogno, soprattutto in questi tempi che non sono forse tra i più felici che possiamo vivere. C'è tanto malessere, c'è tanta sofferenza, credo che l'arte forse è una delle cose che alleviasce di più la sofferenza. E devo dire che poi quando tu a tutto questo a cui ci avevi abituata, hai aggiunto che c'era anche Ralcanzian qui, ho detto beh, questa è un po' una piccola rimpatriata, quante sì. Volte l'ho presentato in televisione quando eravamo giovani, ecco. Insomma, adesso faccio io la parte e quindi sono venuta, c'erano tanti motivi per essere qua. Grazie di essere qui. Grazie Elisabetta, ci rivediamo tra un pochino, voglio passare un saluto visto che ci vediamo qui al questore di Padova. Non credo ci sia molto da dire, io ho partecipato con piacere all'invito del collega che insomma lavora con noi ogni giorno, è un'occasione bellissima, siamo peraltro anche abbastanza vicini. Credo che sia un modo per essere presenti con una rappresentazione estremamente qualificata. Io credo che l'arte sia una strada assolutamente necessaria per intraprendere dei percorsi di legittimità, di cultura, di rispetto e di crescita, perché oggi purtroppo abbiamo una società che ha ragione chi grida di più, una società che legge poco, una società che purtroppo non conosce, non approfondisce e crede che gli influencer sono dei soggetti che guidano l'economia e soprattutto la cultura gridando. Questa invece è un'altra cosa, questa è qualcosa che ci eleva, qualcosa che ci porta più in alto, e penso che anche per quello che mi riguarda modestamente con il mio lavoro contribuisce a rendere la gente per bene, educata, rispettosa, volta al bene e all'affetto e al reciproco rispetto. Grazie a molti, grazie. Vabbè, torniamo a noi, stavamo dicendo la tua giacca, hai detto, con la glitter, brillantini, tutta la galleria, se vedi, ai muri pieni di brillantini, insomma, abbiamo creato un evento che chiaramente volevamo fosse sotto i riflettori. E questi riflettori ci stanno un po' scaldando, devo dire la verità. Tu sei abituata. Adesso abbiamo aperto questo nuovo centro, Queen Art Studio Gallery, e l'abbiamo voluto fare in grande. Quindi, Ralcanzian, la musica, i quadri, le sculture, le fotografie, i dipinti. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ringrazio Red per essere stato qui e passerei, cosa ne dici Red? Sì, anche perché prima li abbiamo firmati. Li abbiamo firmati, abbiamo le prove. Ci abbiamo messo un bel po' di tempo. Ci abbiamo messo un bel po' di tempo a fare. Beh, noi li chiamiamo. Chi c'è? Noi li chiamiamo, li chiamiamo tutti. Chi c'è, come si dice. Chi non c'è, non c'è. Noi, con la presenza di Red, tutti autografati, gli attestati, consegneremo gli attestati. Chiaramente ci sono anche le medaglie di onorificenza. Mi scuso con gli artisti che non capiscono l'italiano. Excuse for the artists with another conosce the language Italian. Ma siamo in diretta televisiva, per cui tradurre tutto avrebbe raddoppiato i tempi, per cui un attestato di merito e una medaglia di onorificenza all'artista Paolo Filippi. Allora, un attestato di merito special guest e una medaglia di onorificenza all'artista Gioacchino Passini. Oh, è l'artista che ha realizzato, le avete viste in vetrina, le avete viste, sono praticamente... Sì, una dinamo e un clacson. Medaglia di onorificenza, mostra di TV e facciamo le foto. Perfetto. Ho capito che vi emozionate a parlare, per cui non vi faccio dire nulla. Non vi faccio
Saturno buttò. Saturno buttò, viene dopo, ci raggiunge dopo. Special guest attestato a Rabarama. Non c'è. Dov'è? Paolo Filippi, eccoci qua. Eccolo qua Paolo. Dove sei Paolo? Non ti sei grande, grosso, ma non ti vedo. Paolo, fai, girati così. No, facciamo la foto con l'incesto. Attestato di merito, medaglia di onorificenza, Paolo Filippi. Grazie. È lo scultore del rinoceronte e del Michael Jackson di acciaio. Un attestato di merito, special guest. Luigi Pellanda. A Luigi Pellanda. Grazie Luigi. Luigi è l'artista iperrealista dei fiori, delle conchiglie. È un artista specialmente insomma di questo. Attestato di merito all'artista Gabriele Salvatore. Gabriele Salvatore. Io Gabriele Salvatore lo conosco bene perché in occasione del cinquantennale dei Q ha fatto 50 copertine nostre, copiando le copertine originali ma interpretandole come forma e colori con la sua capacità personale di tradurre il nostro lavoro. E quindi è un grande amico dei Pooh, abbiamo fatto anche dei servizi fotografici insieme e sono molto felice di consegnargli questo premio. Grazie. Grazie, complimenti. Vediamo se possiamo. Allora, attestato di merito all'artista Violetta Strimbeanu, l'ho detto bene? Attestato di merito all'artista svizzera Vic Schroeder con l'H, perché io l'H la dimentico sempre. Artista canadese, non c'è, Victoria Purinova. Un applauso a tutti questi artisti. Un applauso anche a Valentina Rapoldi. Ci sei. È l'artista della casa con le cuffie vetrina. Giovanissima. È bravissima. Complimenti, complimenti Valentina. Ma lei c'è vero? Sì, nelle foto? Sì. No, ero serio, padre. No, io ero serio. A te. Un attestato di merito a Valentina Guadagnucci. Valentina Guadagnucci. Doppi complimenti. Un attestato di merito, Uma Aslam non è riuscita a venire. Un attestato di merito a Thierry dalla Germania, Thierry questo nome, Thierry Schone Wald. Schönenwald. Perché io mi porto il traduttore da casa, va bene? Quando le accettiamo fate un applauso. Bene, grazie. Attestato di merito a Teodora Grosa. Di dove sei Teodora? Sono originaria della Romania, però vivo da 22 anni qui. Dove vivi? Complimenti, complimenti Teodora. Facciamo la foto. Teodora, vieni qua che facciamo la foto. Hola, perfetto. Timida. Stefano Lepori, giovanissimo artista. Ha realizzato tutto Matita questo. Di dove sei Stefano? Di Livorno.
di Livorno, lei si è preso il premio. Attestato di merito a Spidi Doladimo, che è greca. Non c'è. Era partito con Spidi e con Spidi Gonzales. Un attestato di merito a Sinica Elfing. Where you come from? Finlandia. La Finlandia è chiamata la terra dei mille laghi, no? Una volta, years ago, sono stato in Finlandia a un festival, Lahti, al festival di Lahti. Non mi avevano spiegato che la Finlandia in inverno è un pezzo di ghiaccio, per cui sono andato con le mie scarpette belle, tutte finette, e avevo praticamente i piedi congelati che mi hanno messo a letto. No, dopo te lo spiego dopo, perché se te lo spiego in inglese loro cominciano a... Esatto. Avevo già pronta l'interprete, ma... Vai. Un attestato di merito, direi speciale, al signore che è qui di fronte, che si chiama Siro Polazzetto. Siro Polazzetto, da solo un annetto in pensione, era restauratore mosaicista della Basilica di San Marco di Venezia. Le sue sculture sono i sassi scolpiti che vedete al piano di sopra. E Siro Polazzetto è uno dei più affezionati artisti di qui. Grazie Siro! Grazie. Un attestato di merito alla fotografa Serena Baldaccini, che è anche partner di Quinart Studio ed è la titolare di Almax Star Magazine. Un attestato di merito all'artista egiziano Sayed Waked. Praticamente le sue sculture sono le sculture in vetro che vedete su, sì. Quelle in vetro soffiato. È molto felice di essere qua. Ok, perfetto. Grazie. Sapete che sono una pignola. Thank you. Attestato di merito a Roberta Gelsomino, una giovanissima scrittrice. Di dove sei, Roberta? Di Milano. È una illustratrice di libri, praticamente i suoi quadretti li vedete lì, lei scrive dei libri e li illustra. Quindi complimenti, Roberta. Scusate se non mi dilungo troppo a spiegare le vostre opere, però siamo in tanti e chiaramente la diretta non lo so, non c'è un problema. Regina di quadri, complimenti. Avevamo chiesto a Bellucci se voleva presentare lei. Regina di quadri. Ciao. Nonostante le difficoltà ce le abbiamo realizzato. Grazie Regina. Patrizia Condini, lei mi ha detto un'ora fa che non veniva. Attestato di merito a Nanni Marcucci Pinoli, di Conte. Attestato di merito a Natalie Serero. Natalie, eccoci qua, perfetto. Di dove sei, Natalie? Parigi. Abbiamo artisti da tutto il mondo, come vi dicevo, Egitto, Grecia, abbiamo toccato, Svizzera e Parigi. Grazie. Noi siamo venuti a Parigi a Louvre. Va bene, grazie Nathalie. Non si parla sottovoce in televisione. No, ci siamo detti che io vado a Montmartre a vedere i quadri, lei quando era giovane ascoltava me. Dai, ma siamo dappertutto, per forza. Allora, Mila Gir è una fotografa dei Paesi Baschi, non c'è. Massimiliano Roncatti è qua,
e dello scultore di quel ragazzo sofferente che ha le cuffie in vetrina e che è uno scultore del mare, piccolino, ma realizza delle sculture musicate, una scultura musicale, è il suo autoritratto. Un attestato di merito all'artista Mariano, non so se è riuscito a venire. No. Un altro artista, che è un artista ma è anche un musicista, è Marco De Biasi. Ci sarà la cena dopo, l'ascolterà nella sua performance. La sua opera è composta dalle copertine di CD e c'è anche un CD inserito. In velocità. Spiegata così, ma poi ne avremo modo di riparlarne. Louise Gandon, dalla mia non è potuta venire. Lorenza Bini, un attestato anche lei. Libero, Lasci, non so. Ah, fai, Lasci. Ciao. Complimenti. Vedi che non ti devo dare. Ma sono io. Bravo. Grazie. Ciao. Silverius dalla Norvegia, non ce l'ha fatta. Invece dalla Francia, però vive in Italia, Roma, Janine Brevet. Dalla Germania, Eric, no, dalla Danimarca, Eric Bronstedt. E da Padova, Graziella Mariga. Le sue opere sono la violinista e il suonatore di sax quando scendete dalle scale. Complimenti, Graziella Mariga. E sempre da Padova, Giuseppe Galletta. Il nostro astronomo. Però anche in GA. Sì, io dipingo da prima di fare l'astrofisica, adesso insegno all'università e scrivo libri di divulgazione scientifica. Che bello. Comunque ho sempre fatto pittore, sono le mie due passioni forti, la scienza e la pittura, tutte e due simboliche come espressione. Facciamo la foto. Come sono buttate? Allora, Giuliana Pellacani, Giovanni Secchi che non c'è. E Gerardo l'ha fatta subito dopo. Di dov'è? Complimenti, grazie di essere venuta, tanto ci vediamo dopo la cena. Sì, facciamolo. Perfetto. E adesso Gerardo l'ha fatta. Gerardo l'ha fatta, quando io ho cominciato a fare le mostre, è stato uno dei primi artisti che ho portato in giro per il mondo, soprattutto qui in zona. Gerardo l'ha fatta, è lo scultore dei violini, in vero balletto. Ma assolutamente sì, solo che tu sei pericoloso quando parli. No, no, lascia. Avete visto che io amo il ferro, quindi lo scaldo. Pulisco la mano destra e la mano sinistra, uso contemporaneamente le mani come un chitarrista, come un violinista, come un musicista, perché l'unico senso è unire due emisferi. Unendo due emisferi tu unisci il talento. Se lavori solo con l'emisfero sinistro o solo con l'emisfero destro non sei centrato, devi unire due emisferi. Questi emisferi si uniscono solo durante l'orgasmo. Quindi il talento porta all'orgasmo, di fare quello che ami nella vita. La mia opera sopra, il violino, si chiama Il Suono Antico, c'è un codice 888, e le catene rappresentano gli incontri che farai nella vita. Nella vita si fanno solo 5 incontri importanti. 5, sono quelli che ti faranno risuonare verso quello che ami fare. Grazie. Bravo. Gerardo La Fratta è un autore che organizza serate, lui è un numerologo anche, no? Organizza serate nel suo DB, serate dove parla dei numeri. Allora, lui secondo me è uno giusto. Perché ha questo sguardo, è pazzesco il sguardo, e questo sguardo ce l'hanno soltanto i pazzi o i geni. E secondo me non c'è nessuna differenza tra un pazzo e un genio, perché è comunque una persona sincera, e lui lo è. Ma io amo Pitagora. E Pitagora ha detto: l'unico senso della vita è fare quello che ami. Se non fai quello che ami, vivi la tua vita per pagare acqua, luce e gas, capisci che devo stare.
E quindi il senso è, se non fai quello che ami, tu avrai debiti dall'inizio fino alla fine. Quindi io parlo di talento, di virtù. Tu sei il massimo dell'espressione creativa, perché hai fatto quello che hai amato, coinvolgi i figli e coinvolgi il futuro, le generazioni, perché sennò tutti vivranno sotto una realtà di un telefilm dentro lo smartphone. Poi Pitagora e io eravamo vegani tutti e due, siamo vegani tutti e due. Allora devo venire a dormire con te, così mi insegni due segni. In senso buono. Non mi fa dormire, io lo conosco, io lo conosco. Dice cose pericolo. Interessanti. Sì. Filippo Bosser Pedrelli, psicoboss, non c'è? Venuto? No, allora. Federico Grazzini, un applauso anche a lui. E anche a Fabrizio Izzi, non so. Chiaramente. Di dove sei, Fabrizio? Dell'Aquila. Dell'Aquila? Ero là l'altra sera. Io sono amico di Leonardo. Ho fatto il concerto con lui. Siccome la piccolina, cioè dal suo nipù. Ah, a volte sono la lega. Va bene. Ultimamente sono stato spesso all'Aquila, sono andato dall'emiciclo. Bello. Ecco qua. Andiamoci qua che facciamo la foto. Gira la testa, Fabrizio. Pronti? Grazie. Ciao, complimenti, ci vediamo. Ci Eva vediamo. Finili! Eccoci Eva! Allora quando Eva mi ha mandato le fotografie dei suoi quadri mi ha detto stiamo dipingendo, io e il mio cane. Ciao. Di dove sei? Provincia di Bergamo. Al Montagnolo di Bergamo! Bergamaschi, insomma, io ne ho frequentato uno per 50 anni, sono meravigliosi perché possono girare il mondo, ma quando dicono la moto e la foto e la curva, lì li cucchi subito che sono bergamaschi, perché non lo perde come noi, il nostro accento veneto, no, per il resto, perché io sono bravo a prendere in giro i bergamaschi, ma anche i bergamaschi potrebbero prendere in giro noi, che comunque questo accento nostro veneto non lo perderemo mai, anche se giriamo tutto il mondo. Pota? Pronta? No? Brava! E Messina Zavarella, da Roma! Abbiamo dei tempi tecnici, scusate se sono frettolosa. Allora, attestato di merito e medaglia, grazie! Grazie! Vero? Ed è bello! Complimenti! Siamo il maledetto! Grazie! Complimenti perché l'ho notata subito, mi è piaciuta. E subito dopo Emilia Alberganti. Emilia Alberganti, sono i tre profili che avete visto a piano di sopra. Di dove sei Emilia? Conosco benissimo. Piacere, vieni. Complimenti, foto. Vieni qua che facciamo la foto. Emilia Portolotto. Emilia Portolotto non c'è? Elena Borboni, eccoci qua. Ciao Elena, di dove sei? Brescia. Sono tutte le opere al piano di sopra, tutte quelle opere che hanno dei movimenti ondulati, molto colorate. Elvira Bernaciak. E Ilen Burke, Ilenni, sempre dalla Danimarca, no, non vengo da Danimarca, sì, ma non è riuscita a venire questa volta. Peccato perché è una signora molto simpatica. Ciao Lenny. Domenico Ciciniello da Monza, opera dedicata a Gubbio. Domenico, che... dimmi la sulla colonna. Ciciriello di Modena. No. Non me la racconti. Ah, ecco perché si è guardato intorno. Di Andria. Complimenti Domenico. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, siamo alla fine. Digiuni Daniele. C'è? Lo so. Eccoci Daniele. Grazie. Ciao, per Daniele. La sua esplosione floreale. Di dove sei? Milano. E lui? Lui è un architetto. Eccolo qua. David Ivanisvili, l'ho detto bene, David. Ivanisvili. Davide, Nino e la moglie. Dov'è Davide? In Georgia, Rugiada. Sta guardando, sono ciao, io. Ciao, benvenuto. Pensavo di sì.
Ritira sua moglie, le consegnate lì la medaglia, facciamo una foto. Vieni, facciamo una foto. David, tranquillo. C'è Alex davanti ai suoi quadri. Ma che bello. Alex sei bellissimo. Con la pianista e con il sax dall'altra parte. Guarda che carina, ha portato un vino delle tenebre. A me mai niente. Vino della Georgia. Oh my God. No, oh my. Vabbè, a me mi hanno portato i fiori. Lo vedi? Ecco. Allora, Daniela Danova. Ci sei? Vieni, Daniela. Di dove sei, Daniela? Bulgara. Bulgara? Di Bulgara, dove? Però vive qui in Italia, vero? Di Sofia. Sofia. Bello, vieni. Allora, io ero molto amico di Emil Dimitrov. Lo so che. Non ridete. Era un grandissimo cantante, il cantante più famoso della Bulgaria. E ho fatto dei concerti anche a Slonjevriak. Mi ricordo il Puch, ma ero piccola quando sono venuti al tempo del socialismo. No, era non so quanti anni fa. 1979. Appunto, era l'unica banda a cui durante il socialismo hanno fatto il disco e ce l'ho ancora. Purtroppo vivendo qui non l'ho portato che me lo firmi. Però da quel tempo lì puoi immaginare. Sì, era un mondo realmente molto diverso da quello che c'è adesso. Adesso andare a Sofia è come andare a Parigi, non cambia niente. Allora era veramente tutto molto difficile. Sì. Complimenti. Ciao. Claudio Venturini. Complimenti Claudio. Di dove sei Claudio? Padova. Claudio, di due parole sulla tua opera in velocità. Nella mia opera ho rappresentato l'umanità e il mio punto di vista sullo stato attuale della società mondiale. Okay. Dov'è la tua opera? È al piano di sopra. Sì, la vediamo. Bene. Allora, Carol Carpenter, mi sembra che sia anche in America, non mi ricordo, sì, non è potuta venire. Carpenter. Carmela Anzalone, dove sei? Eccoti qua. Carmela Ogiano Caroggi, che non è potuta venire dalla Sardegna. Andrea Planck, mi sembra dalla Germania. Annela, ci c'è? Se c'è si prepari subito dopo. Carmela Anzalone. Di dove sei, Carmelo? Eh? Di dove sei? Di Sassuolo. Nato Sassuolo, sono di Sassuolo. Ci provano tutti, eh? No. Sono nato a Sassuolo, ma c'è il sangue siciliano. Vieni qua. Non scappare. Tutti i suoi paesaggi bellissimi in rosa sono lì, sono paesaggi musicali. Sicilia dove? Provincia Palermo. Quindi la lento terra, da lì è nato tutto quanto. Però lui proprio c'ha l'accento di Sassuolo. Ah, ma sono nato lì. Ho fatto la scuola lì, sono nato lì e non posso cancellare nulla. Certo. Però ogni tanto il siciliano lo fa. Noi venivamo sempre a suonare al picchio rosso di Parigi. Ah, io non lo sapevo. Ah, sì. Complimenti. Annelanci c'è? Un applauso anche a Annelanci. E... Dolcis in fondo a Liatiek, Torino. Gli sono arrivate le opere un'ora prima della mostra. Da Beirut. Ciao lì, ce l'hai fatta. Complimenti. E un applauso anche a lui. Alessandra Sepiera dal Messico. È un artista. Betty Gobbo. Di dov'è Betty Gobbo? Dico casa tua. Di Treviso. Sei di Treviso. Allora, le sue sculture che sono poggiate su degli spartiti musicali originali di che epoca? Uno è del 1870. Tanto più recente di una famosa cantante lirica che amici ce li hanno concessi. Mm-hmm. Ok, avrete modo di vederli al piano superiore, le sue sculture. Ah, proprio vicino a casa mia. Stiamo scoprendo sempre di più. Stavolta controllato. Ciao. Di dove sei, Giannina? From London. Ah, io avevo detto Francia, vedi? Sono un nome francese. Janine, dove eri Janine? Dove eri prima? Sì, ma Roma.
un ringraziamento ai partner di questa mostra, al Mioni San Royal per chi ci sarà dopo alla cena. Complimenti al Mioni San Royal. Almax Star Magazine. Vado avanti, scusate. Allora, sempre per partner immobiliare la tua casa, se c'è. Allora, Silvana Maddalosso. Con la firma di Red in diretta, guarda, eh. E Ambra Loretti. Anche Ambra con la firma di Red in diretta. Sono sicuramente le mezzo. Dopo li troviamo, quelli originali, già firmati in precedenza. Ah, esatto. Partner che mi ha aiutato in questa manifestazione, Sabrina Dughetti. Antonella Academy Agency. Con le sue ragazze che mi hanno dato la mano in questa manifestazione. Perfetto. Anche le investigazioni, il signore che su, dopo glielo consegniamo, l'attestato. Oscar Fasolo Immobiliare, che prende Alessandra D'Agosto per Oscar Fasolo. Allora, scusami Alessandra, prima non ti ho dato molta attenzione, ma io devo dire grazie anche ad Alessandra, perché è tramite Alessandra che ha creduto, la sua immobiliare, che ci ha conosciuti, e abbiamo questo posto. Grazie. Io dire una cosa. Grazie a lei. Tu vieni a prendere tutti gli attestati di chi non c'è. Così. Bello, no? Viene grazie, lei. Grazie, ci conosciamo, ci diamo la mano. Grazie per aver creduto nel nostro progetto e per averci fatto incontrare l'Oscar Immobiliare. Grazie. Okay. Grazie. E pituriamo che saluto Nino Argentati dalla Sicilia, un sito che ci ha aiutati in questo evento. Il signor Diego Cerato, immobiliare Banca Mediolanum. Grazie Diego Cerato della Mediolanum. Sponsor dell'evento. Grazie. Artisti del vegetariano Cristina e Massimo, non so se sono presenti. Grazie. E le Querce Beccaro, sempre sponsor dell'evento. Vi ringrazio e grazie a tutti per la diretta TV. Noi ci vediamo ancora un po'. Allora, ci siamo. Siamo al seguito di Queen Art Studio, inaugurazione, presentazione premio Kandinsky. Ovviamente adesso è il momento più bello, quello in cui gli ospiti si ritengono più liberi. Abbiamo un bellissimo sottofondo musicale che io a questo punto vorrei anche far inquadrare. Venghi, faccia vedere che c'è anche il sottofondo musicale, perché è una cosa piuttosto importante e valida. Arte e musica sono insieme. Poi nel frattempo che tu inquadri, io mi sposto e a proposito di musica, per esempio, vado a trovare un'amica. Un'amica che veniva anche a trovarci a livello radiofonico, non l'abbiamo ancora portata in TV. Susy Del Gesto, ciao. Ciao. Tante cose buone. Devo ancora vedere il reparto inferiore perché prima era gremito di gente, quindi non mi è stato possibile accedere, ma adesso andrò subito. Anzi, vi saluto. Eccoci qua. Allora, andiamo a cercare invece. C'era una signora che doveva darmi due indicazioni, e però intanto la vado a cercare. Vediamo un po', perché mi si era proposta. Ecco, tanto se devo fare una cosa, la più premiata della serata, perché è venuta anche a ritirare i premi ovviamente altrui perché non c'erano. Congratulazioni. Sì, allora io ringrazio Maria Grazia Todaro, in quanto come agenzia noi abbiamo locato l'immobile
alla signora Todaro. Abbiamo creduto nel futuro, diciamo, successo di questa iniziativa e di questa galleria d'arte, che conferirà successo e valore aggiunto anche agli immobili che abbiamo da vendere. Quindi abbiamo creduto, e non è stato facile convincere tutti i proprietari, lo dico perché le richieste erano varie, ma Maria Grazia ha, come si dice, sforato l'obiettivo, si può dire così? Sì, ha bucato lo schermo, se vogliamo dire, alla televisiva. Perfetto, la ringrazio, vi ringrazio per la serata e per l'evento che condivideremo insieme. Congratulazioni allora. Come? Grazie e congratulazioni. Grazie a voi di tutto. Ecco, buona serata, grazie. Allora, andiamo a vedere che... Caro. Ah, allora, intanto, ecco, cosa vogliamo vedere? Giustamente, ci sono gli esperti e che devo dire? Che te ne pare? Me ne pare che io la trovo molto interessante. Vorrei fare i complimenti e tanti auguri alla mecenate che fa questo, perché realmente credo che stia soffrendo le pene dell'inferno, tantissima gente, un ambiente che non... E lei, con questa sua battaglia che fa per quanto riguarda i giovani, io la trovo eroica, anche perché chi aveva la possibilità di portare ad emergere i giovani era il ceto medio, perché è chiaro che questo è, e questo ceto medio ormai scomparso sia dal punto di vista economico e dal punto di vista, ahimè, culturale, e fa sì che solo gli storici in qualche maniera vengano, come dire, osannati, mentre invece noi, guardando in questa qui in gallery, in questa nuova avventura della galleria qua a Padova, ci rendiamo conto di quanto ci sia di nuovo. Per carità, io prima guardavo le opere con la mia modesta cultura e mi veniva in mente un poeta, che siamo come le foglie sugli alberi, nel senso che ci sono tantissime foglie, molte rimarranno attaccate, fortunatamente altre dovranno cadere, ma questo fa parte anche del movimento dell'arte. Fa parte del gioco e soprattutto del gusto di essere artisti, riuscire a farcela possibilmente. Certo. Con cui va visto. Allora andiamo a cercare qualcun altro con cui fare due chiacchiere. Allora, sono persone... Eccolo qua, uno che vuole fare due chiacchiere. Allora, di cosa parliamo? Dori, quindi grazie per essere qui come pittrice. Eventualmente potremo dare un appuntamento a Casa Caffè per i libri. Madonna, magari, volentieri. Intanto vediamo un po'. Allora, tra un po' cercheremo anche di beccare l'amico Red, perché per una ragione o per l'altra, adesso come televisione magari non ci si ricorda, ma come le nostre emittenti radiofoniche sicuramente ci ricordiamo di Red Canziano. Allora, chiediamo scusa alla signora se ci fa passare un attimo. Cerchiamo di avvicinarci anche noi con la televisione, perché adesso facciamo le interviste in diretta. Allora, il piacere di rivedere Red Canziano, dopo che da Italia 1 presentavamo i dischi col suo gruppo, è un piacere immenso. Ti ringrazio. Beh, a Padova ci siamo visti appunto negli studi di Radio Italia 1, era un piacere avervi come musicisti, ma dopo tanti anni che faccio radio scopro Red Canzian che fa addirittura il pittore. Ma io faccio tante cose mediamente per me, poi ogni tanto qualcuno le scopre e le racconta, ma oggi così stare in mezzo a questi ragazzi che credono nell'arte e nella pittura, devo dire che è stato bello. Bello per quelli che sono venuti dall'estero, che quindi c'è sforzo, fatica, impegno, e credere a questi sogni è qualcosa di fantastico, perché fa bene a tutti, anche a noi che veniamo a vederle queste opere, no? Perché chi dipinge è sicuramente una brava persona. Poi abbiamo una meravigliosa violinista qui che ci sta accompagnando, Giulia Dorizzi. Ecco. Prima hai fatto notare che è vero, musica e arte sono quasi la stessa cosa, perché che un musicista faccia arte, nel senso pittore, e che un pittore possa essere appassionato o addirittura musicista, è vero, fa tutto parte di quello che esce dal cuore, è una forma di comunicazione. E i ragazzi,
crescono con questa idea o sono solo le persone che sono partite con questa idea che lo vedono? Perché purtroppo forse i social qui fanno una comunicazione molto alternativa, non è la stessa che stiamo facendo adesso. Io credo che certe cose le hai dentro, sono innate, no? Come quello che nasce e vuol correre perché è uno sportivo nato. Ci sono persone che amano la musica, ci sono persone che sentono il bisogno di comunicare con la scrittura, con la poesia, con un libro, ma credo che ce l'hai dentro, sai, tu puoi studiare finché vuoi. Io conosco gente che ha studiato, ha fatto il conservatorio e bisognerebbe tagliargli le mani per quanto male suonano, e gente che non ha studiato che ti apre il cuore con tre note. Comunque questo messaggio che hai passato tu, cioè che è un modello di comunicazione, tanto l'arte quanto la musica, è veramente importante. Credo che i giovani debbano capirlo, che non sono gli SMS, non sono i WhatsApp, non sono i post su Facebook, sono suonare in pubblico, mettere un quadro in esposizione, farsi vedere e amare ancora il rapporto con la natura, no? Perché la mano guida il pennello, però è una cosa ben diversa da un messaggino che è freddo, no? Certo, sono d'accordo. Ecco, grazie. Allora anche questo è stato il bel messaggio che ci ha passato, insomma, Red Canzian. Allora, che dire, Maria Grazia? Intanto congratulazioni, sta funzionando perfettamente, anzi siamo grazie felici a voi tutti. Grazie, siamo stati qui con noi. Abbiamo tanta gente, per cui è un momento. Grazie. Vabbè, certo, è un momento dove ti vogliono tutti, quindi non riesci a stare ferma. Comunque un messaggio per i ragazzi. Io Red ha detto è bello perché arte e musica sono comunicazione, e quindi uno che viene a vedere i quadri in galleria viene a imparare la comunicazione. Assolutamente sì, noi questa sera abbiamo fatto comunicazione, abbiamo fatto arte e abbiamo fatto anche un po' di musica. Grazie. Grazie a te, grazie a te, Maria Grazia, congratulazioni. Noi continuiamo ad andare in cerca di... Eccoci qua, vabbè, che dire, abbiamo... Con i musicisti. Grazie. Allora, intanto congratulazioni, perché la gente non se ne accorge, ma di solito voi siete quelli che riempiono, no, il locale, e non, però sono là in un angolino, congratulazioni per quello. Grazie, la ringrazio molto, per noi è un onore essere qua, accompagnare questo evento di questa galleria appena sorta a Padova, di Maria Grazia, e quindi siamo contenti. Noi veniamo dalla Sardegna, perché lui è sardo, io sono veneta, e quindi... Siamo saliti e ci fa molto piacere essere qua. Anche noi abbiamo organizzato un evento un mesetto fa in Sardegna ad agosto, che si chiama Io Jazz Festival, Io dalla parola Io Sard, che tutti conoscono, che io sono l'organizzatore con Giulia, che mi ha dato una mano quest'anno. E anche noi abbiamo legato l'arte alla musica e la gastronomia, e siamo contentissimi di essere qua stasera per questa bella serata. Ecco, il messaggio comunque è sempre il solito, voi fate il sottofondo perché è importantissimo anche quello, però fate anche comunicazione, perché la musica è comunicazione. Quindi grazie, perché tutto si fonde insieme, e se ognuno fa la sua parte viene una cosa fatta bene. Eh sì, ognuno deve essere una parte, è come un quadro che tutti i colori compongono un'opera, no? Esattamente, ci piacerebbe anche creare un ponte tra Padova e la Sardegna, unire tanti artisti, che ce ne sono tanti, valorizzarli, e sicuramente grazie a Maria riusciamo a farlo, sicuramente, per la sua professionalità che insomma si vede, riusciremo. Momentaneamente noi arriviamo solo in streaming in Sardegna, non si sa mai, casomai vi avverto però. Comunque grazie, siamo verso la fine del nostro tempo, quindi dobbiamo lasciare per forza lo spazio al telegiornale. Grazie a tutti e buona serata.